pochi minuti, il corto fornisce il caleidoscopio delle sfumature legate al tema dell'adozione, così come a quelle della diversità come della ricchezza, ponendo al centro il legame umano e l'importanza della famiglia come rifugio e sostegno. Vediamola qui. Ho sempre detto una preghiera per questa madre biologica, pensando ai momenti difficili che ha dovuto avere, perché io credo che una mamma non abbandona mai i figli, fa delle scelte. Complimenti! Complimenti. Consegna della targa, eccole qua. Ora arrivo a voi, Milady! E allora ancora, l'esperienza, semplicemente l'esperienza di cosa vuol dire essere adottati, visto che è sempre stato un tabù in qualche modo, quindi ci piaceva l'idea di esprimere un'esperienza diversa rispetto a quella che magari uno conosce nella quotidianità. Abbiamo voluto raccontare più che altro poi questa tematica dal punto di vista umano e dal punto di vista di diretti interessati, quindi che possono essere i ragazzi adottati così come i genitori che adottano, piuttosto che poi scendere in leggi, legislature, cose insomma politiche, scendere in Giulia? Allora. Ciao, poverina spaventata. Milady Giulia, Milady. La dobbiamo chiamare Milady. E quella è la cosa strana, nel senso, se io vedo una persona che dice di essere mia madre, io so che lei non è mia madre perché non la vedo come mia madre, cioè per me la mia madre è bianca ed è tutto un paradosso fondamentalmente, perché fa strano. Un brigio. Chi non vieni ai attrati? Diego? Giulia, dai un bacio a mamma.